Eccoci, buonasera a tutti. Ciao Giovanni, buonasera, buon anno a tutti, bentornati. Stasera prima live del 2024. Come al solito datemi magari subito un feedback che audio e video sia tutto ok, quindi mi vediate, mi sentiate, soprattutto mi vediate. Tutto ok, grazie Giovanni del feedback, fantastico, fantastico. Ragazzi, buon anno, bentornati, bentornati a tutti. Niente, oggi ripartiamo con le live, le nostre solite live bisettimanali. In realtà, adesso poi ne parliamo. Martedì 30 non ci sarà la live, cercheremo di recuperarlo il martedì successivo oppure la recupereremo poi nelle solite 2 settimane. Perché? Perché adesso ve lo spiego. Innanzitutto, ripeto, buon anno a tutti, bentornati. Oggi riprendiamo con scrivere un pochino di codice tutti insieme con il mini sito livemorialberto.it. Proviamo a sistemare un pochino di cose. Ho qualche idea, dettata anche dall'ultimo episodio di Spike Time, in cui se ve lo siete persi, recuperatelo perché abbiamo provato Data API Builder come tool di generazione di endpoint partendo da uno schema di DB, e in realtà sarà un po' l'argomento che volevo provare ad inserire all'interno proprio del mini sito livemorialberto.it. Prima di cominciare a scrivere codice, però, soliti eventi, un po' di eventi, almeno un evento qui sarò presente, quindi se ci sarete anche voi fate un fischio che ci vediamo. AI Day a Milano, Talent Garden Calabiana, martedì 30 gennaio. È il motivo per cui la live di martedì 30 gennaio in realtà non riuscirò a farla. Come vi dicevo, non potendola fare il 30, vediamo se riusciamo a recuperarla o il 6 oppure andrà direttamente al 13. Ciao Dario, ciao Automatica, buonasera, buonasera, buonasera. Dicevo, sarò presente al AI Day il 30 gennaio a Milano. Che è il motivo per cui la live del 30 non verrà, non ci sarà. Vediamo se riusciamo a recuperarla il martedì successivo oppure andiamo direttamente al 13. Fa niente. Detto questo, se per caso anche voi siete presenti all'AI Day, ce la posso fare a dirlo senza incartarmi la lingua. Fatemi un fischio che così ci vediamo e ci salutiamo. Ma detto questo, tra l'altro, non so se avete notato, ho anche cambiato la musica. Il mio Windows vorrebbe fare un aggiornamento, lo farà dopo. Il mio Windows, che tra l'altro è quello della macchina del fisso, che sta iniziando un po' a dare gli ultimi vagiti. Molto probabilmente questo fisso quest'estate subirà un leggero cambiamento, però vediamo. Detto questo, non so se avete notato, ho anche cambiato la musica. Sono passato da Pretzel, che è un servizio di musica tra virgolette royalty free, a quanto dice Twitch, non tanto con tutti i ricorsi che ho dovuto fare nelle scorse live. Sono passato a Spotify e devo ringraziare il buon Emanuele Bartolesi che mi ha dato una playlist, mi ha consigliato una playlist royalty free, quindi se vi piace fatemelo notare, o se avete anche voi dei suggerimenti su qualche playlist, qualche servizio di musica royalty free, fatemelo sapere, perché è stato un po' la nota dolente. Condivido, condivido, condivido. Si chiama Stream Beats Official Playlist. Se riesco a copiare il codice, copia link al profilo, forse è questo. Ve lo copio in chat. Questa è la playlist che mi ha consigliato il buon Emanuele Bartolesi, che ringrazio di cuore perché, come al solito, l'esperienza fa sempre la differenza. Non sapevo che pesci pigliare. Con Pretzel.rocks ho avuto un po' di problemi di ricorsi nell'ultima live di Twitch, ma va bene, detto questo, partiamo. Abbiamo fatto le solite chiacchiere iniziali. Partiamo perché l'idea di oggi è quella proprio di partire dallo Spike Time di venerdì, quindi le prove che abbiamo fatto insieme a Usidotent, insieme a tutta la community su Data API Builder, e provare ad integrarlo nel nostro live.morialberto.it, cercando di magari anche provare a utilizzare GraphQL stavolta. Rifacciamo una prova con GraphQL. Ricordo bene che non è andata molto bene, non è andata a buon fine la prima volta, però proviamoci. Stavolta ci proviamo. Quindi
Io mi sono già creato l'issue, ho già creato il branch, ho già fatto checkout del branch in locale. Il sito web, se non vi ricordo, se per caso non lo dovesse ricordare, è una static web app che trovate all'indirizzo live.marioalberto.it. Questo live.marioalberto.it, posponi. Questo mini sito qua in realtà ha qualche problemino, soprattutto adesso ad esempio ha funzionato, non è detto che funzioni, è sicuramente da migliorare lato UI, lato UX perché fa abbastanza schifo, me ne rendo conto, però adesso vorrei lavorare un po' dal punto di vista infrastrutturale provando a portare dietro, a portarmi dietro un po' di Data API Builder, che in realtà è un tool che mi interessa particolarmente e con cui probabilmente giocherò un pochino anche nel prossimo periodo. Allora, io intanto sto seguendo un po' mi sono segnato un po' di documentazione, che è la documentazione che abbiamo già visto, anche se nelle fasi fine della live, per la parte di Static Web App, ve la copio in chat come al solito. Come integrare, fare connessione a un database con Azure Static Web App. Vi ricordo che questa parte è in preview, quindi in realtà la mettiamo in piedi di tutto. Non è detto che continuerà a essere questa per un semplice motivo, perché nel momento in cui uscirà dalla preview bisognerà capire anche se questa feature, questa funzionalità sarà sottoposta a dei costi che al momento non ha perché è gratuita essendo in preview. Quindi incrociamo le dita, speriamo bene che rimanga gratuita. Nel caso faremo le nostre valutazioni, magari la teniamo pagando quello che c'è da pagare, oppure migreremo sotto altre soluzioni e vediamo. Mi sono segnato altri tutorial da seguire, come al solito, come canovaccio. Poi andremo in totale libertà, come al solito, però pian piano vi giro in chat tutti i link che andremo a vedere. Allora, in realtà, giusto per darvi un. Fatemi aprire un SQL Explorer. Eccolo qua. Perfetto, SQL Server. Facciamo connection. Local. SQL Express. Va benissimo. Connect. Unmatch. Encrypt. Trust Server Certificate. True. Connect. Ok, databases. Noi nel nostro database locale abbiamo il nostro kit. Non ricordo se avevo già importato la view. Esatto. Allora, qual è il problema? Il problema è che per come sono fatte le tabelle, non so se si vede, la tabella degli streaming, delle live, in realtà è una tabella, tra virgolette, che deriva dalla tabella dei contenuti. Ho una tabella, content. Fatemi vedere se riesco a fare una query. New query. Ok, allora, giusto per farvi capire, allora, select, ingrandiamo ancora un po', si vede così, è abbastanza grande, allora, questa è la tabella principale di Kit, ok, perfetto, grazie Dario del feedback. Questa è la tabella principale di Kit Contents, quindi contiene tutti i contenuti. E come vedete, al netto di user ID ha un titolo allo slug, ha un abstract, poi ha la parte di SEO, ha una data di pubblicazione e uno stato che è published, più delle volte, perché le live quando vengono schedulate, pianificate, vanno in automatico come published. Anche lì potremmo lavorare poi in futuro su ritardare pianificare la pubblicazione in una data futura, vediamo, non lo so. Si apre poi un mondo perché c'è di mezzo anche tutta la parte di notifica sul canale Telegram, quindi ci sarà un po' da lavorare nel momento in cui decidiamo di prendere in mano quella parte lì, e ha una data di creazione. L'oggetto content su Kit in realtà è esteso anche da tutti quelli che sono i tipi di contenuti, tra cui proprio lo streamings. Se noi adesso andiamo a fare una select anche sugli streamings, non volevo avviare l'API, ho schiacciato F5 per un automatico, ma non volevo avviare. Scusatemi ragazzi, è martedì sera anche per me, abbiate pazienza. Ok, quindi se io adesso avvio questo ID qua è legato a questo ID della tabella content, quindi ho una relazione 1 a 1 in realtà tra le tabelle.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per semplicità, quando andate a pay builder, questa cosa sarebbe un pochino complicata da fare, perché anche se, anche passando da GraphQL, avrei necessità di esporre le relazioni e quindi avrei degli oggetti innestati, sarebbe probabilmente un pochino complicato. Allora, una feature di Data API Builder, in realtà, che ho visto ma che non siamo riusciti a provare direttamente durante lo spike time, sì, assolutamente. Volevo eseguirle tutte e due, in realtà, era proprio per farvi vedere la struttura come sono legate tra di loro. Una feature interessante di Data API Builder è che non funziona solo con le tabelle. Ne abbiamo parlato durante lo spike time, in realtà non siamo riusciti a vederlo in modo pratico, però è possibile utilizzarlo anche per generare endpoint basandosi su delle viste. Io ho già creato una vista, in realtà. Se io faccio un view code, mi sono creato la mia bellissima vista, fatta così, con una select kit content CD, eccetera eccetera, e basandomi sulla per fare in modo di avere un risultato, come si dice, un risultato plain della cosa. Quindi se io adesso questa la eseguo, ce la posso fare, vediamo, me la fa eseguire, vabbè, facciamo così. Poi magari adesso la modifichiamo, eh. Allora, vedete che io ho una serie di cose varie. Eh sì, immaginavo. Ammetto che lo uso molto poco, il SQL Explorer di Visual Studio. Non volevo aprire anche Data Studio, volevo evitare di avere 27.000 cose aperte. Però fondamentalmente il concetto è questo qua: sto cercando di avere tutti i dati in modo plain, facendo join tra i contenuti e lo streaming. Potremmo usare questo approccio qua per provare perlomeno ad utilizzare questa cosa. Tanto funzionano male entrambi. Sì, effettivamente. Va bene, detto questo. C'era un problema, in realtà, nelle scorse versioni di Data API Builder, dove non era supportata la colonna time. È un comportamento che è stato corretto da quanto letto nelle ultime versioni, quindi in realtà dovremmo essere a posto. Fatemi vedere una cosa, vediamo se riusciamo perlomeno a iniziare a creare il file, per provare l'endpoint con GraphQL. Partiamo da qua, poi cerchiamo di integrarlo all'interno della nostra applicazione vera e propria. Quindi, partendo da qua, non questa, ma torniamo da Data API Builder. Eccola qui, with Azure SQL. Se non ricordo male, non è tanto questo, ma configure views and store procedure. Eccolo qua. Vedete che io posso andare a dargli un source che è la mia vista, la mia view, quindi basta dargli un pochino di roba. Proviamo ad andare a crearci all'interno della nostra solution il file, quello di Azure Data Studio, scusatemi, di Data API Builder. Ce la posso fare, ragazzi, sono un pochino cotto stasera, abbiate pazienza, e proviamo a questo punto a perlomeno ad eseguire il tutto e vedere che giri e funzioni tutto nell'esecuzione. Quindi farei un dab init questa roba, semplicemente il database. Lo mettiamo non quello che abbiamo usato per lo spike time, ma mettiamo kit host mode development. Tac. Ok. Adesso, se noi apriamo, io chiudo Visual Studio perché tanto per il momento non ci servirà Visual Studio. La view c'è, si chiama Streamings View. Ok. E apriamo Visual Studio Code perché
Preferisco Visual Studio Code quando si tratta di file JSON. Allora, lui ci ha creato uno, due, tre, dovreste vederlo. Color team facciamo Light Visual Studio, così dovreste vederlo. Ok, noi abbiamo la nostra entità, abbiamo abilitato REST GraphQL, fantastico. Proviamo ad aggiungere al posto della classica tabella la view. Quindi abbiamo detto che se io questo lo scorro un pochino, esatto, e faccio così, dab add streamings, facciamo streamings meno meno source dbo.streamings, non mi ricordo se con la niente, non volevo aprire Visual Data Studio, lo apro lo stesso, fa niente. Perché non mi ricordo la view come l'ho chiamata, se streaming o streamings, mi è venuto il dubbio. Va bene. Va bene. Kit. Streamings view, meno male, l'ho chiamata nel modo corretto. Allora, tac, però qua ho sbagliato. Meno meno source.type view. Meno meno source.key key meno fields id meno meno permissions anonymous read, così in sola lettura non so se si vede il comando, vediamo cosa vi succede. Quindi se io adesso apro Visual Studio Code, io mi aspetto che esatto, è di tipo view, key fields ID, GraphQL enable, singular streamings. Va bene, proviamo ad avviarlo. Vediamo cosa succede. Dab. Start, se non ricordo male. Ok. Poi tanto questo file lo cancelliamo e lo mettiamo da un'altra parte. 5001. Io faccio GraphQL. Questo è lo spike che abbiamo fatto. Se io lo sincronizzo. Schema reference, vedete, streamings, streamings first after filter order by, fantastico. Quindi se io metto qua e ti dico streamings sarà giusto, schema reference, vediamo. Giusta, vediamo. Run. Ah, no, schema reference, schema definition. No, schema reference. Ok. Quindi devo, sa che devo fare così. Items e gli metto questi qua. Sono negato in GraphQL, ragazzi. Devo capirlo, devo ancora capirci qualcosina anch'io. Vediamo se lo sto facendo giusto. Perché lui logicamente vorrà. Esatto. Esatto, vedete che ho un pochino di dati, quindi se io adesso ti dico schedule date, starting time, ending time, mi aspetto che, esatto, vedete? Allora, ci capisco poco nel senso che ci ho giocato poco. In realtà una volta preso il flow è abbastanza lineare, nel senso che fondamentalmente si tratta di andare a scrivere una query sull'oggetto
dicendogli degli items quali elementi voglio. Lui di default mi restituisce, cioè lui ha tutti gli elementi definiti nella view, quindi tutte le colonne. Utilizzando GraphQL sono io client che decido quali campi andare a recuperare. Nella sintassi JSON-like, se non ricordo male, poi potrei fare una roba del genere, query streaming list, e dovrebbe funzionare. Esatto. Vision for all, buonasera, ciao, buon anno. Come va? Quindi in realtà funzionare funziona. Buono, non male. Quando dite flow mi viene in mente Rivers of Babylon. Non so cosa sia, sai, nella mia ignoranza non so di cosa si tratti. Allora, ok, fantastico. Già, primo pezzettino andato. Una vecchia canzone, allora l'andrò a recuperare. L'andrò a recuperare. Direi che a sto punto proviamo a integrarlo direttamente direttamente dove ci serve e andiamo poi a definire tutto. Qua, se non ricordo male, c'è anche la possibilità di fare filtering. Però andiamo magari a spulciare poi la documentazione di GraphQL, perché non ricordo davvero come si fa. Poi andiamo a vedere, perché credetemi, non ricordo nulla, quindi sono abbastanza ignorante. Va bene. Esatto. Perfetto, dai. Ok, quindi primo pezzo, direi che ci siamo. Allora, adesso static web app, partiamo, ritorniamo sul discorso static web app, proviamo ad integrarlo qua dentro. Supported database, endpoint location, abbiamo visto anche nella live di venerdì, nello spettacolo di venerdì, quando andiamo a integrarlo nelle static web app, i database stanno di default sotto il prefisso data-api, eccetera, eccetera. È il prefisso a cui poi accedo o tramite REST o tramite GraphQL a tutte quelle che sono le mie gli endpoint che Azure Data API Builder mi apre. Local development, quella roba lì, con meno meno data API location, quella barba, cccco. E allora, ce la possiamo fare. Configure our database, va bene. Va bene. Configuration. Come c'era un comando da lanciare che non mi ricordo qual è. Fammi vedere. Allora, aspettate un attimo. Facciamo così. Se non ricordo male, era SWA. DB init, eccola qui, eccola, questa è la parte fondamentale, se non ricordo male è questa. Non ricordo però, aspettate un attimo, fatemi sfruttare un attimo lo spike time che abbiamo fatto l'altra volta. Credetemi, non ricordo. Nel client, fermi tutti. Ok, quindi nel client va bene. Allora dobbiamo fare un cd. Wow, stream element si è avviato adesso. Probabilmente avete visto la notifica di stream elements che si è avviato adesso. Allora, fatemi vedere ls. Ok, quindi facciamo SWA
Ok, quindi se io adesso apro il tutto ancora con Visual Studio Code, giusto per, lui mi dovrebbe aver creato una SVA DB connection che è questa. Ok, aspettate che ingrandisco. E poi passiamo a Visual Studio, prometto. Volevo solo avere. Zoom in. Ok, dovreste vederlo. La connection string in realtà sono pigro in questo momento e la andiamo a copiare. Spudoratamente. No. Ok. E poi vediamo. Ok, static web apps, mode production. Sì, va bene. Mode development, per il momento va bene development. Le entities, ok, io mi direi che copiamo sta roba. Ok. Poi andremo a modificare con delle variabili d'ambiente, sia sulla connection string che sulla, probabilmente sulla parte di mode, per forza di cose. Allora, sono ancora online, sì, ok. Ho avuto un calo, un attimo, un calo, non vorrei che si... Mi sentite ancora, ragazzi? Ho visto un mezzo rosso su OBS, non vorrei ci sia qualcosa che non va. Ok, comunque, la parte c'è. Direi che apriamo Visual Studio. Perfetto, fantastico. Ok. Cosa abbiamo fatto? Date API GraphQL. Va bene. Allora, riapriamo Visual Studio. Ad esempio, questo lo possiamo cancellare. L'altro lo teniamo. Ok, io metto questo come startup project. Allora, l'idea poi alla lunga sarà quella di rimuovere il progetto API, che era quello che conteneva il backend con Azure Function, per utilizzare questo come backend. Quindi fondamentalmente l'obiettivo sarà di avere un progetto soltanto, che è un Blazor WebAssembly, scusate, trattandosi di static web app, e avere la parte di backend gestita tramite API Builder. Allora, benissimo. Adesso la cosa che c'è da fare è capire come andare ad aggiungere un client grafico alla Blazor. Potremmo utilizzare CD Cream. Avevamo già avuto dei problemi, non so se vi ricordate, abbiamo già provato con un po' di problemi. Facciamo Blazor GraphQL CD Cream. Eccolo qua. CD Cream, per chi non lo conoscesse, è un'azienda che offre una serie di prodotti che permettono di integrare GraphQL con .NET, ha la parte server che si chiama Hot Chocolate e ha un client che è in realtà agnostico dal punto di vista della tecnologia, che si chiama Strawberry Shake, fantasia fantastica, cioè nomi bellissimi, e qua trovate la guida per integrarlo con Blazor e adesso noi la proviamo a seguire. Quindi incrociamo le dita, preghiamo forte l'idea delle demo. E va bene, ci fa installare un tool. Io questo tool però quasi quasi lo vado ad installare in modo globale, perché tanto prima o poi mi servirà sempre comunque. Quindi .NET tool install -g strawberry shake punto tools. Però no, seguiamo la guida, dai, proviamo con la guida. Un attimo, cd punto punto, adesso vi ingrandisco il carattere della console. Ok, .NET, abbiamo detto new tool meno manifest, okay. E mi ha creato una config, va bene. .NET tool install strawberry shake.tools.
Vediamo. Allora, diamo il tempo adesso di installare il tool. Lui cosa ci dice di qua? In realtà parte da creare il progetto WebAssembly, noi l'abbiamo già. Va bene. Dobbiamo andare ad aggiungere questo pacchettino qua, strawberryshake.blazor. Ok, perfetto. Quindi qua facciamo come andiamo ad aggiungere un package nuget strawberryshake.blazor. Lo installiamo. Vediamo se ci dà dei problemi. Speriamo di no. Speriamo di no. Noi naturalmente installato abbiamo anche abbiamo un po' di package da aggiornare. Ah, fermi tutti. Bravo, esatto Giovanni, anch'io quel ricordo lì. Gli ridiamo un'opportunità. Però fermi tutti perché? Perché questo bellissimo progetto, ai ai ai, è ancora in .NET 7. Quindi dobbiamo aggiornare a .NET 8 il progetto. Non mi ricordavo. Quindi unload dov'è? E reload. No. Esatto, no, ma è giustissimo. È giustissimo perché noi adesso andiamo ad aggiornare tutto. E infatti c'era un problema perché? Perché molto probabilmente questa libreria Static Web App no. Static Web App no perché proposta. Questa è una Static Web App ed è in .NET 8. Quindi no. Quello che, su cui ho problemi e sono andato a indagare, poi magari vi racconto, è Azure B2C. Dove in produzione non mi funziona, in locale mi funziona, ma penso sia legato a una regressione, scusate, con il trimming degli assembly, se non so se vi ricordate. C'era già un problema in .NET 6, se non ricordo male, con il trimming degli assembly, per quanto riguarda la parte di Azure Active Directory B2C, con Blazor WebAssembly. A quanto pare si è ripresentato. Sono andato a cercare un po' in giro, ho trovato un issue che ne parla. Vediamo. In realtà ho altri progetti, poi magari ne parliamo. Ok, io intanto aggiornato. Perfetto. Perfetto. Sicuramente il problema che c'era prima era che questo si porterà. Transporta HTTP. Ci sarà probabilmente una dipendenza transitiva sulla versione 8 di extensions HTTP e quindi andava a rompere la cosa, ma va bene così. Proviamo a vedere se compila. Prima di tutto vediamo se compila. Quindi clean la solution. Vediamo. Ditemi che compila. Sì, va bene. Oh, compilare compila. Se io adesso, senza sapere leggere né scrivere, facessi su a start, vediamo cosa succede. Non so se ho rotto qualcosa aggiungendo data API builder, eh. Direi che funziona. Funziona. Quindi tanta roba. Bene. Poi ci sarà anche la favicon da mettere, eccetera, eccetera. Se c'è da fare un botto di roba su questo progetto è proprio banale, banale, banale e ha dei grossi limiti. Però a questo punto abbiamo aggiunto questo. Quello che c'è da fare è. Quello che c'è da fare è questo.
init https questa roba qui. Ma questo dovrebbe essere su, quindi. Aspettate un attimo. Start meno meno. Alberto dai punto. Website. Vediamo un attimo una cosa. Così. Quindi, se io faccio così e facessi una roba tipo graph, scusate, data-api slash graphql. Perché? Ok, 5000 GraphQL, quindi se io faccio http localhost 5000 slash GraphQL, che succede? Fantastico, bene, 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 bene. Ok, questo bene. Senti, va bene. Sign in, GitHub. Riproviamo. Select. Quindi in realtà sembra esserci. Vediamo se funziona. Ok, vedete che l'ha trovato. Quindi se io adesso faccio una cosa di questo genere. Streamings items ID title, mi aspetto che funzioni. Perfetto, fantastico. Yep. Allora, io ho su questo, quindi apriamo sta roba, facciamo un bellissimo PowerShell, quindi src live.marioalberto.it e andiamo a fare sta cosa. Allora, questo lo devo fare nel progetto client, lo devo fare nel progetto client, quindi cd src morioalberto.live.website, diciamo .NET GraphQL init http. Facciamo 5000 GraphQL meno N Streamings Client meno P, questa. Ah, ok, gliel'avrei anche potuto passare. Passare, va bene. Ok, quindi se io vado qua mi dovrebbe aver aggiunto un file. Mi dovrebbe aver aggiunto un bellissimo file GraphQL RC. Benissimo, documenti.graphql, quindi lui qua dovrebbe, se non ho capito male, leggendo un attimino in giro, andare a prendere tutti i file con estensione.graphql e andare a autogenerarmi i client da richiamare. Quindi Streamings Client va benissimo, quello che mi dice qua è di rendere, vai a modificargli il namespace, quindi name crypto client, che è questo qui. Namespace gli diciamo Mori Alberto.live
.line.website.api.clients. Giusto? Perché questa roba mi va a creare, vediamo un attimo. Questa roba mi dovrebbe andare a creare un client di questo tipo. Proviamo. Ok, a questo punto gli andiamo a dire, andiamo a aprire, qua lui va a prendere il progetto, crea un nuovo documento getSessions.graphQL con una query. Quindi se io adesso volessi andare, che ne so, a fare una query che mi ritorna l'elenco delle live pianificate, quindi quelle da eseguire, quelle che vediamo in home page, ad esempio. Io qua andrei qui, farei una cosa di questo tipo. Farei una cosa che creerei una folder che chiamerei queries. Andrei ad aggiungere un nuovo item che chiamiamo get scheduled streamings. Punto graph QL e va bene, qua vedete che c'è qualche problema sul sito originale, quindi se io ad esempio vado qui e comincio a dire ok, questa è di title slug, di cosa avrei bisogno se ce la fa? Dai, su, titolo slug sicuramente, l'ID potrebbe anche non servirci. Data ora di fine, quindi schedule date, starting time, ending time. Questa roba la chiamiamo query get scheduled streamings. Se io la runno, ok. Adesso poi capiamo anche l'ordinamento, capiamo anche tutto quello che c'è in ballo. Però per il momento proviamo a vedere perlomeno che generi qualcosa. E a vedere se c'è anche qualche estensione magari per Visual Studio per sta cosa. Parapapero. Poi si compila il progetto. Mi dovrebbe andare a creare, se non ho capito male, chiedo scusa, aspetta un attimo. Ok, dovrebbe andare a crearmi una cartella generated con il client generato. Adesso andiamo a controllare. Poi vediamo, perché scrivere in Visual Studio una roba del genere mi viene a ribrezzo. Incrociamo le dita. Oh, chissà cos'era l'altra volta che faceva spaccare tutto. Ciao Ben Chills, buonasera. Grazie per il follow, grazie mille. Benvenuto. Allora, poi cosa mi dice? .NET build non mi ha generato niente a me, però, non so se. Cosa fai? Allora, provo a raccontartela. Sto cercando di far. Sto mettendo mano a un mini sito che è questo, dove fondamentalmente c'è l'elenco delle live che tengo. È un elenco che viene popolato tramite da un back office che sta da un'altra parte. L'idea di questa sera, quella prima live dell'anno, è quella di provare a lavorare su questa cosa, cercando di risolvere un po' di problemi che ha, soprattutto nel caricamento, e passando da un backend scritto in modo custom, siamo su Azure, stiamo parlando di Azure, da un backend custom a passando a un tool che ti permette, che si chiama Data API Builder, che ti permette, partendo da uno schema di un DB o da una vista,
dal nostro procedure di generare degli endpoint REST o GraphQL da poter poi invocare nel tuo client. Lo stiamo integrando in questa applicazione che è ospitata su cloud, su Azure, su Static Web App, che è un servizio di Azure che permette fondamentalmente di ospitare siti statici, siti o applicazioni statiche, e che al momento ha come piano gratuito, ha come tecnologia di backend, quindi di API, una Azure Function che è fondamentalmente l'equivalente di AWS Lambda su Azure. Quindi è una funzione che viene scatenata da un evento che può essere una richiesta HTTP e che risponde con qualcosa. Non ho capito una cosa, lui qua, però io mi sarei aspettato mi generasse qualcosina e non mi ha generato niente. Fatemi vedere, ragazzi, perché ho qualche dubbio. Se io qua faccio clear.net build. Cosa succede? Interessante. Io mi sarei aspettato. Producer client. Grazie. Dove? Dove? Schema extensions, GraphQL, schema GraphQL. Qua già sono due file che mi ha creato lui. Io sicuramente questi non li ho creati. Allora, in realtà, allora, di studio, di formazione, io vengo da una laurea triennale in matematica, ma al di là di quello non è tanto quella quanto il mio consiglio è quello di... Allora, bella domanda. Il mio consiglio è quello di studiare, io ho studiato molto sulla documentazione ufficiale. Ho frequentato tanto le community, frequento tuttora tanto le community perché è il miglior modo di crescere, quello di confrontarsi e di condividere, ed è il miglior modo di imparare in tutti i sensi, davvero. Quindi il mio consiglio è quello di iniziare a scegliere una tecnologia che ti piace, che vuoi studiare, partire dalla documentazione, cercare delle community che portano avanti, fondamentalmente, che condividono l'esperienza su quel tipo di tecnologia e sporcarti le mani. Poi qua in chat ci sono tante persone che sono molto più brave di me e che sicuramente ti possono dare anche tanti altri consigli molto migliori. Ecco, inizia da qui, bravo, esatto. Se ti interessa il mondo .NET, quindi C Sharp, ti interessa lo sviluppo front-end utilizzando C Sharp, Blazor è un'ottima soluzione d'inizio e blazordev.it è la community italiana di riferimento di Blazor. Per quanto riguarda il mondo .NET, ci sono anche altre community come UG.NET, UG.NET.org. Queste sono quelle che frequentiamo fondamentalmente noi, io e tante persone che sono qua in chat. Io ti consiglio anche questa. Ma ce ne sono tante 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 tante. Se il mondo che ti piace è .NET, allora Blazor Dev It, come ti suggerisce Buona Automatica, UG.NET, Aspitalia, eccetera eccetera, ce ne sono mille, mille. Grazie a Dario del link. E poi se qualsiasi consiglio ci si può dare, ci si può... Qualsiasi condivisione si può fare, noi siamo qua. Insomma, il bello della community è questo, quindi si prova a fare community. C'è qualcosa che non mi quadra, però. Guardate. Add Streaming Client. Fantastico. Quindi lui in realtà l'ha generato. Ma che bello. Configure HTTP Client. Client goes to client.based address. Ok, e qua però noi dobbiamo fare un lavoretto.
Allora, sulla parte cyber security non ti so aiutare, nel senso che è un argomento talmente vasto e di cui so poco e rischierei di darti delle indicazioni errate. Sicuramente avere delle conoscenze di qualche linguaggio aiuta sempre. E dal punto di vista cyber security, molto probabilmente, prima che da focalizzarmi su una tecnologia, cercherei di capire, cercherei di capire i fondamenti, quindi la parte tecnica più che la parte tecnologica, best practice, tutto quello che è avulso da tecnologia e che fondamentalmente vale sempre qualsiasi tipo di linguaggio di tecnologia tu possa scegliere. Questo è il mio consiglio, da darti, ma un po' in generale, focalizzarsi su una tecnologia è bello. A volte non basta, a volte è sempre buono seguire, partire dalle basi, che sono fondamentalmente i pattern, gli algoritmi, eccetera, eccetera. Grandissimo Dario, grandissima automatica. Guarda, ti ha risposto lui che ha un po' più di esperienza di me. Sicuramente anche su questa parte. Quindi percorsi di certificazioni. Sicuramente i linguaggi di programmazione sono da conoscere fin qua. Non ne scappiamo. Ok, quindi. Eh sì, esatto, guarda Dario, lo stavo per scrivere. Tempo che guardavo quella roba lì. Ti direi che algoritmi, il podcast del buon Dario in automatica, secondo me è da seguire. È un podcast secondo me molto bello. A Dario le ho già detto di persona, ma in realtà lo penso davvero, è molto molto bello. Quindi codice.it, ragazzi, seguite il podcast del buon Dario, che è fantastico, che esce tutti i venerdì. Dario, giusto il venerdì, non vorrei dire una cavolata. Non vorrei dire una cavolata. Allora, data API, GraphQL. Ok, fantastico, ma che bello. Ok. Quindi nell'imports, fermi tutti, se io nel mio imports gli dico using morialberto.live.com website client.com, guardate che bello ragazzi, mi ha generato lui tutto fondamentalmente, solo che io non lo vedo. Securitycert.it, fantastico, grazie Dario, fantastico, bellissimo ragazzi, questo è il bello della community, che bello ragazzi, sono proprio, che bello, è proprio bello quando succede tutte queste cose qua, quando ci si aiuta tutti insieme, grazie ragazzi, grazie davvero. Allora, fatemi bere un attimo. Anche in 10 giorni sono come full stack developer in 3 mesi. Scusate, sono un po' cattivo su sta roba del full stack developer in 3 mesi. Va bene. Quindi a questo punto. Sì, esatto, sono allucinanti. Beh, sì, se possiamo aiutare in qualche modo siamo qua. Si fa tutto quello che si può per cercare di aiutarsi a vicenda e di crescere a vicenda e di migliorare un po' tutti fondamentalmente. Io ammetto che tutte queste idee che dice Dario non li conoscevo, quindi per me è tanta roba perché ho imparato una cosa nuova, quindi che bello. Allora, io non vorrei dire, ma qua dà anche un componente, quindi use schedule streaming, guardate che bello.
Context streamings. Ma che bello! If .items.any. Sì, è un po' verboso. Ad esempio, chiamiamolo result. Beh, che bello ragazzi, questa cosa qua è bellissima. Cioè, se non c'è nulla, questa roba. Altrimenti, la formattazione di Visual Studio, ragazzi, è la mia nemesi, la sto odiando profondamente. Logicamente sta cosa vedete, streaming items, sto qua probabilmente potrebbe aver senso in questo frangente, non utile, anche se a me piace molto, mannaggia, non utilizzare questo, perché questo qua altre informazioni, e io ho questo streaming item componente che però vuole un streaming list item, quindi molto probabilmente avrebbe senso andare a ciclare all'interno di un servizio, quindi il servizio che usavamo potrebbe fare così. È un peccato, mi spiace un pochino, però se io adesso faccio sta roba, non va, ok? Questa cosa qua, se io al posto di questo client qua gli do un streamings ok. E modifichiamo la cosa, questa roba qui. Ok. Eccola, execute async, eccetera, eccetera. Molto bella. Ok, proviamo. Proviamo? Proviamo, dai. Var, result, siamo query. Await client.getSchedulingStreamings execute sì per il momento, poi vediamo anche cosa succede. E a questo punto sarebbe un model.streamings uguale a queryResult.getSchedulingStreamings data. Siamo così. Punto streamings, punto items, punto select, new. Che bello. Questo non ricorda come l'avevamo definito, eh. Ok, come init, quindi in realtà. No, scusate, sbagliato. Quindi in realtà potremmo fare una cosa di questo genere. Questo è un read only string, questo è bellissimo. Facciamo title uguale a. Non ce la posso fare. S.title. Ending time, che cos'è? È una stringa. Peccato, andiamo un attimo. Qua
bisognerebbe capire perché genera delle stringhe e non genera dei valori tipizzati. Sicuramente ho sbagliato qualcosa io. Date only.parse. Ah, ma questo è un datetime offset. Allora sto pensando. Proviamo. Ragazzi, io qua l'unica cosa che farei è provare. Apro un attimo questo perché voglio fare una cosa che adesso vi spiego. Allora, noi qua avevamo anche il comando delle web API, cioè avevamo anche l'API location, per capirci. Questa in realtà non ci serve più. Mi sto chiedendo... Aspettate un attimo. Mi sto chiedendo... Static web apps CLI, Azure Static Web Apps CLI, però eccola qui, started, lì, runtime configuration file, start, ok, pseudo più a init e mi va bene. Io l'unica cosa che voglio capire è se c'è qualche riferimento configuration file, ok, per aggiungere il path anche alla data, anche alla parte di beacon connection. No, non c'è. Ci limitiamo allora a fare così. Va bene, questo lo chiudiamo. Allora, avviamo in debug il progetto client, il progetto website, quindi questo. Facciamo set a startup project. Properties, don't settings, voglio vedere che non mi lanci il browser per nessun motivo. Perfetto. Non mi lancia il browser per nessun motivo. Allora, il profilo che facciamo girare l'HTTP per il momento, più che bene. E va bene, HTTP 5092. Ok, quindi se io adesso questo lo avvio, ah, certo, ha ragione. Va bene, giustamente, lui qua giustamente andava a fare una chiamata anche qua. Va bene, direi che facciamo così. Facciamo che senza sapere né leggere né scrivere, questa roba diventa così. Perché poi in realtà la cosa carina potrebbe essere che ognuna di queste abbia una query GraphQL dedicata, mi verrebbe da dire. Vediamo, esatto, anche questo. Ragazzi, perdonatemi. KC, faccio una cosa bruttissima. Return new. Scusatemi, però per il momento ci limitiamo a questa cosa. Però mi interessava più che altro vedere che l'home page iniziasse a funzionare. Poi adesso iniziamo a capire magari come agganciare le cose, filtri e compagnia. Allora, abbiamo detto 50, vediamo, 5092. Perfetto. Quindi se io ti dico swa start sta cosa mettendo in http://localhost 92,
Qualcosa che non va bene. Ma perché non è Constructor Info? C'è qualcosa che sembra che non abbia la dipendenza. Secondo me non ha la dipendenza Streaming Client. Ah no, fermi tutti. Sono un pisquano io. Colpa mia. Rimettiamo uno, rimetto HTTPS. Due. Qua. Ti credo. Devo fare così. Perché io questo qua l'avevo già registrato come servizio, come HTTP client, quindi builder.services add scoped di streaming service. Colpa mia. Come è normale che sia del resto. Allora, vediamo un attimo. Non ricordo la porta dell'HTTPS, ma la andiamo a vedere subito, che è questa qui, 7116. Quindi HTTP S 71 16. Pronti? 3, 2, 1, via. È successo qualcosa che non gli è piaciuto. È successo qualcosa che non gli è piaciuto. Vediamo cosa succede se io faccio così. No. Va bene. Fatemi vedere se puntando HTTP magari. Cos'era? Aspettate, ce ne posso fare. 5092. Qua non mi piglia breakpoint. Fantastico, non piglia breakpoint. Evviva. Perché non mi devi pigliare breakpoint? Ma io dico, santo cielo. Mi not allowed. Perché? Meet not allowed. Fermi, fermi, fermi tutti. Mannaggia, ho capito. Ecco qua cosa manca. Course. Manca la parte dei course. Va bene. Rifamo. Rifamo. Manca la parte dei course. Quindi qua. Questa roba. La facciamo diventare così. Mi dà product, proviamo a mettere production, così cosa cambia? Vediamo se cambia qualcosa. Questo è su. Cosa succede se io faccio così? Io mi aspettavo che i breakpoint funzionassero, invece non funziona i breakpoint. Quindi che bello. Tornato là. C'è qualcosa che non va. Data trattino API slash GraphQL.
Secondo me è qualcosa di configurazione. Questo lo possiamo chiudere. Allora. Che io ho un file. JSON 55 VL, che roba è il file punto reso? No, punto reso è l'estensione di file che fa riferimento a quelli che si chiamano resource component nel mondo .NET. Resource component fondamentalmente sono dei file con estensione punto reso che racchiudono al loro interno sia markup HTML che codice C Sharp. È la base dello sviluppo con Blazor, che è la tecnologia di front-end, è una tecnologia per sviluppare web UI utilizzando .NET e C Sharp e insieme a markup HTML. Non capisco, c'ho qualcosa che non va, ma sicuramente sto sbagliando io a fare il giro. Prego, figurati. Enable true. Strano, però, cioè non ho nulla anche proprio dal punto di vista della configurazione dello static web, non ho proprio nulla, non ho proprio nulla di nulla, eppure un method not allow. Sto facendo giusto? SQL GraphQL link esiste in static web app configure database connectivity. No, questo parla di Azure Portal. Non mi interessa questo. Mannaggia, c'è qualcosa che non mi quadra. 4280 mi va bene e l'ho messa. Mode production, authentication provider static web apps. Data-API. Scritto giusto. Lo stesso data trattino API slash GraphQL, ho scritto giusto anche quello. Vediamo GraphQL, allora data API builder GraphQL static web app method not allow. Connection configuration. Non parlo di 405. Found.
Development, mettiamolo development piuttosto che l'avevamo messo development, quindi un po' più squalino, ho detto modifichiamolo. Vediamo un attimo. Allora, io adesso provo senza sapere leggere né scrivere a non avviarlo in debug e vediamo cosa succede. Quindi ok, questa roba. Tac. Vedete che lui compila tutto. Sembra che vada. Sembra che lo carichi. Se io qua faccio così e faccio così, che succede? Succede un 405. Ma che mi ha dato in console? Ah, ma c'è un... Mannaccia lui. Scommettiamo che adesso funziona. Però tutto mi sarei aspettato meno che questo. Mannaccia, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, non so se avete visto il problema, eh. Io ve lo faccio notare. Questo senza training slash, questo ha già il training slash. Colpa mia che non me lo ricordavo, non ci sarei mai arrivato, davvero, non ci sarei proprio mai 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 arrivato. Ero convinto che non avesse il training slash, è bruttissimo, però fate attenzione a sta cosa perché può causare un bel po' di problemi. Però, allora, bello, siamo arrivati ad avere... Ah, questa in realtà è una buona query che possiamo utilizzare per avere tutte le dirette, magari paginate, eccetera, eccetera, capendo come si fa, logicamente. Però non è male. Vedete che lui, non so se vedete sotto in piccolissimo, però c'è un puntamento proprio allo slug, quindi in realtà lui sta facendo il giro del fumo. E lo sta facendo anche decentemente, logicamente qua le prende tutte, non sono ordinate, vanno ordinate, quindi mi piacerebbe capire con GraphQL, take, robe varie, però secondo me come base di partenza direi che possiamo anche committarla, perché non mi dispiace, non so cosa ne pensate, ma secondo me è tanta roba. 5 VIP Data API Build e GraphQL. Sì, per non perdere tutto. Tanto siamo su branch, per cui non è un grosso problema. Io lo pusho. Il codice poi comunque lo trovate su GitHub. Vi giro poi il link. Però ormai siete bravissimi. Sapete che il codice sta, anzi, vi giro il link al branch, perché questo branch ovviamente rimarrà aperto ancora qualche live. Il codice su cui stiamo lavorando adesso è questo. E basta. Così poi sfruttiamo il fatto degli ambienti di staging nel static web app per vedere come va. Dovremo, mi sa, fare un po' di magheggi ancora sulla connection string, sull'environment, compagnia cantando, però secondo me non è male come approccio. Investiamo 10 minuti per capire più che altro lato GraphQL, la parte di filtering e compagnia, perché ammetto che sono proprio ignorante e quindi facciamo GraphQL filtering. Vabbè, Apollo GraphQL. Questo qua Apollo è un tool molto legato a, come si chiama, all'ambiente JavaScript.
si usa, non ho sentito parlare sul lato Next.js e compagnia. Beh, grazie, non voglio. Voglio proprio qualcosa. Quindi, ma perché mi devi parlare? Filter. Più che altro ordinamento. Come ordino? How can I order a list of items using graph QL query? Sfruttiamo la tecnologia. Order by. Order by. Quindi se io adesso facessi una cosa di questo genere. E si risincronizzassi facendo run. Perfetto. Order by starting time s starting time. Se non ricordo male è così. Dash. First. Com'erano? Aspettate un attimo perché io qua ho ancora le API. Scusatemi. Eccola qui. Quanti ne prendevamo? Prendevamo i primi 4. Ordinati. Dash. Quindi vedete ordered by schedule. Dash. First. Vediamo. Run 10. Non è male, eh? Quindi se la cosa diventa così. Partendo da starting time hash in realtà, quindi dal più recente al più vecchio, no? Scusate, ho sbagliato. Questo è schedule date starting time hash, perché se non ricordo male. No, dash, che cavolo dico? Ending time, dash. Non è male. Mi quadra. Più o meno. No, non è vero, non mi quadra per niente. Non mi quadra proprio per nulla. Ah, ma perché queste sono stringhe, certo. È vero. Questa. Ah, ma. No, local time. Perché me lo porta string allora? Partiamo da questa. Proviamo a vedere cosa succede modificandola. Poi basta per stasera. Poi per stasera tutti a nanna. Però voglio provare a vedere cosa succede se io modifico adesso questa query. Un pochino
un pochino più strutturata, magari. Vedete? Se io adesso rebuildo tutto. Ok, e io faccio un bellissimo localhost 4280. Mi aspetto il primo 4. Ma mi sa che qua ho bisogno di... No, esatto. Ha bisogno probabilmente di un attimo di tempo. È comprensibile. Mi aspetto 1, 2, 3, 4, 5. No, non l'ho preso. No, non l'ho preso. Clean. Ecco, fate attenzione, visto il risultato, a definire bene le query prima di CleanBinObj. BinSolution. Perché lui questo genera in modo dinamico dei client, quindi probabilmente nella obj rimane qualcosa. E quindi fate attenzione a generare bene le query. Riproviamo, ed è l'ultima cosa davvero. 3, 2, 1, via. Yes. Ah, in realtà è giusto, eh. 16.01, 15, dalle 15.56 e 56, 9.01. Esatto, è anche giusto. Sto pensando se la visualizzazione possa avere senso, cioè se mostrare quella più in là oppure la prima. Perché qua probabilmente avrebbe senso il contrario, cioè faccio vedere la prima che... Cioè, prendo solo le ultime quattro pianificate, ma poi giro la visualizzazione. Non lo so. Nel senso, probabilmente in visualizzazione mi aspetterei prima questa, poi questa, poi questa e poi questa. Quindi il contrario. Boh, bisogna un attimino ragionarci. Però non è male, eh. Non è proprio, non è per niente male. Ragazzi, che ne pensate? Devo ammettere che sono soddisfatto di questa prima prova. Allora, direi che, vista l'ora, visto che comunque un po' di cose stasera le abbiamo fatte, possiamo chiudere con un paio di minuti di anticipo la live. Non è male, Dario, esattamente, anche secondo me è tanta tanta roba, è molto molto interessante, bisogna un attimino, devo un attimino entrare nell'ottica, però è un bel argomento secondo me, è un bel argomento da approfondire, da giocare, anche la parte di GraphQL su Blazor è molto interessante. Ah, mannaggia, mica Ital 03, mannaggia, peccato, mi spiace. In realtà avrei chiuso comunque verso 10 e mezza, quindi mi spiace davvero. Allora, tranquillo, senza paura, perché la registrazione della live, qua mi hai dato l'assist, fantastico, sarà poi su YouTube, se tutto va bene, da lunedì. Quindi da lunedì la troverete come al solito su YouTube, e i link li trovate sempre sul profilo Twitch, YouTube, LinkedIn, Twitter, perché non lo chiamerò mai X, ma su Twitter sono un po' di meno ultimamente, se volete contattarmi meglio Twitter, meglio, scusate, meglio LinkedIn, oppure c'è la pagina Facebook, oppure c'è il canale Telegram dove comunque è in sovralettura, ma è un modo per rimanere sempre aggiornati sulla pianificazione delle live.
Ragazzi, vi ringrazio, grazie di avermi fatto compagnia. Vi ricordo due cose, due cose, due. Il 30 di gennaio, quindi tra 2 settimane, non ci sarà live purtroppo perché sarò alla iConf a Milano. Tallengarda Canabiana, se per caso qualcuno è là, fatemi un fischio che ci vediamo, ci salutiamo. E detto questo, la prossima live vediamo se riesco a recuperarla, dato che non, il 30 non sarà possibile farla, o la settimana dopo il 30, quindi o il 6, oppure andiamo direttamente al 13, ma continuiamo con il lavoro che stiamo facendo adesso. L'obiettivo mio è quello di portare avanti questo progetto, questo refactor del mini sito livemorialberto.it per farlo diventare un po' più fruibile e anche per studiacchiare un po' di cose nel frattempo. Vi ricordo che poi il 26, se non ricordo, non della prossima settimana ci sarà anche, come ogni 2 settimane, Spike Time. Non vi dico sui canali UG.net, quindi iscrivetevi anche ai canali UG.net. Non vi svelo l'argomento perché è una sorpresa, però se vi seguite i canali UG.net troverete, secondo me sarà un argomento super interessante. Detto questo, grazie a tutti, grazie mille per essere stati qua, per avermi fatto compagnia di martedì sera fino alle 10:30 di sera a scrivere codice. Ci vediamo prossimamente. E trovate tutti i link sul profilo Twitch, registrazione su YouTube. Ride, sono troppo stanco per fare il ride. Hai ragione, Vision for All. Ti dico la verità, sono abbastanza cotto. Però prometto che la prossima live facciamo ride. Vediamo se c'è qualcuno a cui fare ride. Volentieri. Stasera, devo dire la verità, vado secco a dormire io adesso. Sono un pochino cotto. Quindi vi auguro buonanotte, ragazzi. Alla prossima. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao ciao.